buongiorno, ben arrivati a tutti voi, ai relatori che ringrazio e che presenterò tra un attimo, ai ragazzi del Marchetti di Gemona e del Magrini. Poi loro scenderanno, andranno a sentire i docenti universitari all'auditorium delle scuole medie e viceversa i ragazzi del Manzini saliranno qui a ascoltare nuovamente i relatori che ringrazio. Questo incontro si inserisce nel programma di Festival Costituzione che ieri sera ha avuto due momenti importanti con Valerio Nida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, e con lo spettacolo di cui vedete ancora il roll up fuori, cantavamo, cantiamo e canteremo con Monio Vadia e Lucilla Galeazzi. Stamattina continuiamo qui questi momenti di approfondimento, in particolare sul lavoro, lavoro che sicuramente è in un momento di grande difficoltà, non tanto per noi, che siamo dentro e stiamo uscendo ma dall'altra porta, e viceversa voi che in questo mondo dovrete entrare. Ecco, oggi parleremo non tanto delle difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, ci saranno degli incontri anche nel pomeriggio per questo, ma vogliamo valorizzare anche dal lato imprese quelle che sono le migliori e buone pratiche che noi auspichiamo possano essere diffuse anche tra altri imprenditori. Ringrazio i relatori qui presenti, il dottor Galluccio di Telecom Italia, il dottor Tony Russo dell'economia del bene comune, poi ci spiegherà cosa è l'economia del bene comune, e la dottoressa De Stabile, Derna Del Stabile, che rappresenta un'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di alberghi a 7 stelle piuttosto che navi di un certo tipo, e quindi diciamo il meglio, il migliore made in Italy che possa essere esportato. E poi ringrazio il dottor Sgavetta di Coop Consumatori Nord-Est. Il moderatore dell'incontro è il giornalista del Messaggero Veneto, il dottor Domenico Pecile, ringrazio anche lui, che coordinerà questi lavori di questa mattina. Ecco, io li ringrazio tutti e passo la parola al moderatore. Grazie. Buongiorno a tutti. Il professor Mocchi ha già anticipato a grandi linee quello che sarà il contenuto del dibattito, e una volta tanto in tempi di crisi e quindi di pessimismo cosmico parleremo invece di cose diciamo più belle, di prospettive più ampie, quindi anche di cose che interessano soprattutto le giovani generazioni alle prese con un problema drammatico che è quello del lavoro. Queste quattro aziende, come ha fatto intuire il professor Mocchi, sono diciamo tra virgolette speciali, nel senso che al centro del loro processo produttivo pongono, credo, proprio il momento produttivo stesso e quindi il lavoratore. Io non vi anticipo nulla su quelle che sono le loro diciamo strategie aziendali e su come fanno azienda loro, e partirei subito con un giro di dichiarazioni, di interventi, partendo dalla Terna, che vuole partire lei, sì, è giusto, perfetto, ecco. Buongiorno ragazzi, onoratissima di essere qui con voi oggi. E io sono l'amministratore delegato di 5 delle 6 aziende di un piccolo gruppo industriale di Tavagnacco che si chiama Interna, che fa arredamenti, dunque mobili, arredamenti per alberghi, bar, ristoranti, navi, da crociera, yacht, negozi di lusso, non so, noi fra i nostri clienti abbiamo le boutique Cartier, le boutique Vuitton di tutto il mondo, Armani, Prada, Chanel, tutte le catene alberghiere a 7 stelle, dalle 5 stelle in su, eccetera. Cioè lavoriamo nel mondo del lusso, diciamo. Per far questo noi abbiamo una struttura molto molto flessibile, in cui abbiamo 70 persone più o meno in ufficio, che sono per lo più a livello impiegatizio, sono manager, fra questi molte donne, e ci avvaliamo di un indotto più o meno di 1000 persone fra Friuli, Veneto e il resto d'Italia per la maggior parte. Noi lavoriamo molto in outsourcing con delle modalità molto particolari, però non voglio parlarvi di questo, vorrei parlarvi un pochino del reclutamento. Il nostro staff è uno staff giovanissimo, l'età media al momento, ho fatto il conto stamattina, è 34 anni, sono tutte persone dunque giovanissime, tutte laureate, quasi tutte laureate o comunque ad alta specificità
di Città Tecnica, hanno fatto il Malignani piuttosto che altre scuole tecniche, e gli altri sono laureati, e tantissime donne, oltre il 50% della nostra forza lavoro, del nostro team è composto da donne, e devo dire che le donne sono bravissime e danno un apporto veramente significativo, un contributo significativo all'azienda, non stanno mai a casa, benché la credenza comune sia che poi le donne quando hanno figli stanno a casa, non è vero, le donne quando sono soddisfatte di quello che fanno lavorano e lavorano moltissimo e delegano qualcuno a prendere i figli all'asilo, a scuola, si avvalgono dei genitori, babysitter e quant'altro e non mancano un giorno al lavoro. E per cui uno staff giovane, come facciamo noi il reclutamento? Noi abbiamo una responsabile delle risorse umane che riceve i curricula, li valuta, poi più o meno vediamo quasi tutti quelli che sono interessanti e poi facciamo una scrematura. La scrematura è su cosa? Non certo sulla base dell'esperienza, perché avere persone giovani con esperienza è un ossimoro molto frequente, ma mi sembra che sia una cosa che non funzioni, no? O sono giovani o sono con esperienza. Ecco, noi prendiamo sempre persone giovani senza esperienza, però con delle caratteristiche che sono una grande flessibilità mentale e operativa, per cui veramente saper adattarsi alle molteplici situazioni che si presentano sia a livello operativo, dunque oggi serve di lavorare all'ufficio preventivi, domani all'ufficio tecnico, devi avere la capacità di adattarti immediatamente a un lavoro sempre tecnico, sempre specialistico, ma diverso. Grande flessibilità operativa, grande flessibilità mentale, conoscenza il più possibile delle lingue straniere, di quante più lingue straniere si sappiano, questa si possano sapere, questa è veramente una caratteristica dal mio punto di vista fondamentale nel terzo millennio, perché voi, lo dico purtroppo, dovrete, immagino, prendere la valigia, andare, ma anche per fortuna insomma, perché prendere la valigia vuol dire crescere, vuol dire imparare, vuol dire fare un passo avanti, molti passi avanti, ampliare gli orizzonti, conoscere persone, mondi diversi, no? E tutto questo fa crescere, fa aumentare proprio le proprie conoscenze, la propria fa veramente venire fuori il meglio di sé. Ecco, dico, purtroppo o per fortuna prenderete la valigia. Prendere la valigia vuol dire parlare molte lingue straniere, ma parlarle bene, parlare non solo l'inglese, l'inglese è come la patente oggi, non serve assolutamente, per cui subito l'inglese, ma benissimo, ma anche molte altre lingue. Non abbiate paura di dire io sono inglese, non mi serve altro, non abbiate paura, dovete sapere tante lingue. Studiate le lingue sempre, oggi voi avete mille opportunità per imparare le lingue, perché avete la televisione, avete tutte le possibilità di sentire musica, televisione, avete amici che fanno l'Erasmus qui, che vengono dalla Cina, dal Giappone, dalla Mongolia, per dire così, tre paesi a caso, e veramente potete approfittare e impegnarvi a imparare tante lingue. Questo è veramente la prima cosa che dovete fare. Un'altra cosa che appunto serve da noi, oltre a sapere le lingue, da noi sanno tutti, assolutamente indispensabile sapere l'inglese, il francese, perché noi lavoriamo con le maison della moda che ho citato prima, e le maison della moda sono tutte francesi, i francesi, voi sapete, la grandeur della Francia, sanno tutti l'inglese ma vogliono parlare in francese, anche le specifiche tecniche sui disegni sono in francese, per cui da noi facciamo sempre corsi comunque di lingua. Certo che sì, facciamo corsi di lingua interni, cioè non stop, noi facciamo corsi di lingua inglese, francese, tedesco, cinese. Allora, il cinese manca, cinese purtroppo noi abbiamo una filiale, diciamo, in Cina, abbiamo un'azienda in Cina che serve tutto il sud-est asiatico e i nostri ragazzi che vanno in Cina a controllare la produzione per la Cina, perché per l'Europa invece produciamo tutto qui, in Friuli, hanno delle difficoltà a relazionarsi con i cinesi, perché i cinesi non parlano inglese tutti quanti.
potessimo avere dei tecnici che parlano mandarino, sarebbero impagabili. Bene, detto questo, facciamo un basta così. Bene. Grazie per avermi ascoltato. Facciamo un primo giro veloce, respiriamo sempre su quest'ala e leggo, Roberto Sgavetta, vicepresidente di Coop Consumatori Nord-Est e di Trento Sviluppo, consigliere di amministrazione di Banca Popolare Friuladria, da molti anni si dedica allo studio della responsabilità sociale delle imprese. E quindi io partirei proprio a lei chiedendo cos'è lo studio della responsabilità sociale delle imprese. Sì, buongiorno. Si sente? Buongiorno a tutti. Beh, più che dello studio, diciamo, il trafiletto è stato abbastanza spostato. Io sono vicepresidente di una cooperativa di Coop Nord-Est, insieme a Marco Coop gestiamo supermercati, ipermercati e tante altre attività collaterali, quindi abbiamo una pratica di gestione che è appunto cooperativa, e di questo vorrei parlare, perché poi si traduce anche in come cerchiamo di interpretare le relazioni con i lavoratori, con i fornitori, col mondo esterno e quant'altro. E in un'ottica appunto rivolta non semplicemente o non come altri tipi di imprese agli azionisti, ma ad una, a un set, un insieme di portatori di interesse più ampio, tutti quelli che possono essere interessati a come l'impresa lavora, quindi un modello di Freeman, non di Friedman, se avete studiato questi modelli detti degli stakeholder o degli azionisti, shareholder, azionisti, degli stakeholder, portatori di interesse, li sentirete spesso citare, magari ne parleremo. Uno tra questi, importantissimo, sono i lavoratori e quindi il mondo del lavoro. La nostra è una società cooperativa e anche la tipologia del business, per dire, diverso da quello che ha detto la signora che mi ha preceduto, perché ci sono dei mercati in cui col prodotto vai dai tuoi clienti e ci sono altri mercati, altri modelli di business in cui è il cliente che viene da te tendenzialmente. Poi queste cose si spostano, cioè con l'e-commerce eccetera abbiamo delle evoluzioni. Noi siamo in questo tipo di bene intermediato, siamo una società cooperativa con 607.000 soci, oggi 4.500 dipendenti, e può essere interessante porsi una domanda: ma 607.000 soci sono tanti, no? Bisogna soffermarsi su questo aspetto. Messi uno ogni metro sono 607 chilometri. Allora, perché si fa una fila così lunga? Perché la gente si mette in fila per 607 chilometri, uno ogni metro? È perché dandosi una mano si riescono a fare cose che al singolo sarebbero impossibili. In 607.000 tutti con la stessa volontà si spianano le montagne, si svuotano i laghi, si deviano i fiumi, si cambiano le leggi e si può anche dare un'ispirazione per un mondo migliore. In Italia soci Coop siamo oltre 8 milioni, abbiamo il 25% del mercato all'acquisto e siamo l'ultima azienda italiana rimasta in questo campo. Questo è un valore importante perché anche il territorio è tra i nostri portatori di interesse. Ma torniamo al lavoro. E ci sono 7 principi cooperativi che da oltre un secolo e mezzo, ben oltre un secolo e mezzo, ispirano l'attività della cooperazione moderna, e è giusto a volte parlarne perché li ritroviamo anche nella gestione dell'attività che facciamo. E sono valori abbastanza universali, perché per unire, quest'anno hanno aderito nuovi 24.500 persone, nuovi soci, è chiaro che devono essere valori trasversali, e sono valori che, se guardiamo bene, ritroviamo anche nelle grandi religioni, nelle grandi dichiarazioni dei diritti universali. Sono valori come tutte le persone sono uguali, da noi diventa una testa, un voto, il principio della porta aperta, oppure il principio onore al padre e alla madre può diventare il patrimonio intergenerazionale che caratterizza le cooperative. Noi non distribuiamo, non capitalizziamo le cooperative.
All'interno di questo certamente ci ritroviamo poi i principi di formazione, educazione, creazione di consapevolezza che stanno alla base del modello di offerta e delle politiche decisamente consumeristiche, non consumistiche, consumeristiche a favore del cliente, del consumatore, del cittadino ed infine dell'emancipazione del lavoro dei lavoratori. Sono dei formidabili strumenti e, diciamo, nel rapporto con le persone non c'è mezzo migliore del dialogo con le altre persone per informare, creare consapevolezza, scambiare, quindi in questo scambio reciproco, che è uno scambio del tipo vinco-vinci, si può vincere tutti e due, ci si scambia competenze, conoscenze e crescere. Ecco, COP ritengo ancora un formidabile ascensore sociale, perché in questa valorizzazione di esperienze riesce a liberare parecchie energie. Noi abbiamo il 92% di personale a tempo indeterminato e il restante è un po' di sostituzione a tempo determinato per le ferie estive e poi sono le maternità. Abbiamo un importante pacchetto di welfare aziendale, di politiche di genere, redigiamo un bilancio di genere, abbiamo il 75% del personale è femminile, questa è una risorsa assolutamente molto, molto importante, il 45% dei dirigenti e quadri sono donne e oltre un terzo del consiglio di amministrazione è di genere femminile. Quindi pratichiamo questa che è una vera ricchezza di questo ascensore sociale, cioè vuol dire che cerchiamo di premiare i migliori. Voi sapete che l'Italia non è caratterizzata dalla politica in generale, evidentemente, tranne eccezioni che però restano tali, di favorire l'ascesa del merito del migliore. A volte si praticano politiche un po' conservatrici, per cui il figlio di continua a fare il mestiere di il figlio di un disoccupato ha una grandissima probabilità di restare disoccupato. Ecco, una nazione, un'azienda, un'impresa guidata non dai migliori ma da altri riti, ad altre pratiche, non certo quelle che ci hanno preceduto, appunto, è un'azienda, un'impresa, una società che farà fatica a produrre del valore, e se non si produce del valore è praticamente impossibile ridistribuirlo. Questo è uno dei grossi problemi: ascensore sociale, merito e opportunità a tutti. Questo penso possa concludere questa prima introduzione. Grazie. In fondo c'è Fabio Galluccio, responsabile People Caring all'interno della funzione risorse umane di Telecom Italia. Affronta tematiche legate al welfare aziendale. Sì. Buongiorno a tutti. In realtà io mi occupo, questa funzione si chiama People Caring, che è presente in molte grandi aziende, penso ad Enel, a Banca Intesa e altre realtà. È una funzione che in Telecom interpreta un ruolo di varie attività. Io sono diversity manager dell'azienda. Diversity manager dell'azienda purtroppo in Italia è una professione che pochi conoscono, pochi fanno, perché nel mondo anglosassone è dal 1950 che esiste questa professione. E che cos'è il diversity manager? È una persona che si occupa direi di applicare la Costituzione in azienda, se dovessi essere, come devo dire, dato il tema, perché l'articolo 3 dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di religione, di orientamento politico, di condizioni personali e sociali. In realtà, come ha detto ieri Valerio Onida, noi abbiamo questo sogno, ma in realtà siamo molto lontani ancora da questa realtà all'interno della società e delle aziende. Allora, cosa fa il diversity manager? Non solo cerca di evitare le discriminazioni e proporre azioni positive nei confronti delle donne,
dei colleghi di ogni età, di orientamento sessuale diverso, di etnia, di disabilità, perché in realtà queste cose nella nostra società sono viste non perfettamente bene. Pensate per esempio a un collega che di orientamento religioso diverso da quello cattolico, per prendersi una festività religiosa oggi deve, come dire, chiedere ferie. Questo già dice che la Costituzione non è applicata in qualche modo. In qualche modo. E allora noi ci sforziamo di lavorare su questi temi, innanzitutto quello di genere, ma che è quello più politicamente corretto, che è quello di offrire una serie di servizi. Ecco qui la mia parte di welfare: noi abbiamo 17 asili nido aziendali, noi siamo 44.000 persone, quindi voi capite che siamo presenti su tutto il territorio nazionale, e siamo presenti anche in Brasile, in Argentina, quindi siamo 70.000, compreso il mondo esterno. Abbiamo anche l'Olivetti, abbiamo MTV, la setta l'abbiamo venduta, però voglio dire, cioè abbiamo ancora MTV, abbiamo altre società tipo Sparkle, che è una società che lavora sulla rete internazionale. Tutto questo impone che noi dobbiamo offrire dei servizi sociali per cercare di conciliare la vita privata e personale, e anche qui c'è un grande sforzo. Asili nido, maggiordomi aziendali, 38 sedi. Cosa sono i maggiordomi aziendali? Persone che aiutano i colleghi a risolvere le pratiche amministrative, burocratiche, che rubano tempo al tempo libero delle persone, e li aiutiamo a risolvere questi problemi. Abbiamo 37 soggiorni estivi e tematici per i figli dei colleghi, 7.500 ragazzi partono ogni estate per 2 settimane, dove l'azienda mette un forte contributo come gli asili nido per pagare le rette di queste colleghi. Abbiamo un partnership con Intercultura, per cui 120 ragazzi possono studiare all'estero per un anno, 4 settimane, in un liceo straniero. E questo sulle donne. Anche qui la Costituzione, come devo dire, ci aiuta a raccontare un po' tutto quello che dovremmo fare e cerchiamo di fare. L'età è un altro tema di trasferimento delle conoscenze attraverso i giovani nella parte nuove tecnologie, e gli anziani sulla parte di quello che hanno imparato negli anni in azienda. Quindi lavoriamo con la società per cercare di portare, navigare insieme, e i nostri colleghi fanno volontariato di imprese e vanno a insegnare ai cittadini over 65 nuove tecnologie, mentre abbiamo dei colleghi che vanno a insegnare nelle scuole telecomunicazioni, nelle scuole e istituti tecnici. Queste altre tante cose. Sull'orientamento sessuale stiamo cercando di aiutare le coppie che si sposano all'estero, o facciamo focus group con i colleghi. Io sono sostenuto da un comitato diversity dove sono presenti tutte le diversità, quindi abbiamo colleghi di valdesi, ebrei, colleghi orientamento sessuale diverso, e noi rappresentiamo la città, una città, 44.000 persone. Abbiamo assistito anche dei colleghi che hanno cambiato sesso, perché come dire, noi abbiamo rappresentiamo la città con tutte le sue espressioni, quindi voglio dire siamo una... E in ultimo, voglio dirlo, ma insomma ci facciamo tante altre cose, ma do la parola anche agli altri, abbiamo un servizio di counseling, di psicologi esterni che aiutano le persone a superare i disagi personali attraverso un numero verde, ma anche quelli lavorativi. Facciamo molto cultura sulle diversità con un blog diverso, abbiamo molti blog su cui lavoriamo su questi temi, sulla internet aziendale. E c'è un'ultima cosa che mi piace dire, perché la diversità è soprattutto diversità dei saperi. Oggi nelle aziende, purtroppo, non prendendo per buono l'insegnamento di Olivetti, abbiamo assunto solo ingegneri laureati in economia.
mentre la diversità dei saperi, gli antropologi, sociologi, psicologi, credo che sia una grande, laureati in attività umanistica, sia una grande ricchezza per un'azienda, e anche questo noi stiamo ricostruendo le botteghe del Rinascimento per cercare di portare in alcune botteghe alcune culture che sono state disperse, insegnando a piccoli nuclei di persone non solo le nuove tecnologie, ma anche un approccio diverso al mondo del lavoro. Grazie. Grazie. Ultimo intervento con il sull'economia del bene comune, che propone un nuovo paradigma per l'economia, il bilancio del bene comune, che pone al centro l'essere umano e traspone nel lavoro i valori relazionali e costituzionali. Grazie, buongiorno. Buongiorno, ben arrivati a tutti voi, ai relatori che ringrazio e che presenterò tra un attimo, ai ragazzi del Marchetti di Gemona e del Magrini. Poi loro scenderanno, andranno a sentire i docenti universitari all'auditorium delle scuole medie e viceversa i ragazzi del Manzini saliranno qui a ascoltare nuovamente i relatori che ringrazio. Questo incontro si inserisce nel programma di Festival Costituzione che ieri sera ha avuto due momenti importanti con Valerio Nida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, e con lo spettacolo di cui vedete ancora il roll up fuori, cantavamo, cantiamo e canteremo con Monio Vadia e Lucilla Galeazzi. Stamattina continuiamo qui questi momenti di approfondimento, in particolare sul lavoro, lavoro che sicuramente è in un momento di grande difficoltà non tanto per noi, che siamo dentro e stiamo uscendo ma dall'altra porta, e viceversa voi che in questo mondo dovrete entrare. Ecco, oggi parleremo non tanto delle difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, ci saranno degli incontri anche nel pomeriggio per questo, ma vogliamo valorizzare anche dal lato imprese quelle che sono le migliori e buone pratiche che noi auspichiamo possano essere diffuse anche tra altri imprenditori. Ringrazio i relatori qui presenti, il dottor Galluccio di Telecom Italia, il dottor Tony Russo dell'economia del bene comune, poi ci spiegherà cosa è l'economia del bene comune, e la dottoressa Derna Del Stabile, che rappresenta un'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di alberghi a 7 stelle piuttosto che navi di un certo tipo, e quindi diciamo il meglio, il migliore made in Italy che possa essere esportato. E poi ringrazio il dottor Sgavetta di Coop Consumatori Nord-Est. Il moderatore dell'incontro è il giornalista del Messaggero Veneto, il dottor Domenico Pecile, ringrazio anche lui, che coordinerà questi lavori di questa mattina. Ecco, io li ringrazio tutti e passo la parola al moderatore. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Il professor Mocchi ha già anticipato a grandi linee quello che sarà il contenuto del dibattito, e una volta tanto in tempi di crisi e quindi di pessimismo cosmico parleremo invece di cose diciamo più belle, di prospettive più ampie, quindi anche di cose che interessano soprattutto le giovani generazioni alle prese con un problema drammatico che è quello del lavoro. Queste quattro aziende, come ha fatto intuire il professor Mocchi, sono diciamo tra virgolette speciali, nel senso che al centro del loro processo produttivo pongono, credo, proprio il momento produttivo stesso e quindi il lavoratore. Io non vi anticipo nulla su quelle che sono le loro diciamo strategie aziendali e siccome fanno azienda loro, e partirei subito con un giro di dichiarazioni, di interventi, partendo dalla Terna, che vuole partire lei, sì, è giusto, perfetto, ecco. Buongiorno ragazzi, onoratissima di essere qui con voi oggi.
Io sono l'amministratore delegato di 5 delle 6 aziende di un piccolo gruppo industriale di Tavagnacco che si chiama Interna, che fa arredamenti, dunque mobili, arredamenti per alberghi, bar, ristoranti, navi, da crociera, yacht, negozi di lusso, non so, noi fra i nostri clienti abbiamo le boutique Cartier, le boutique Vuitton di tutto il mondo, Armani, Prada, Chanel, tutte le catene alberghiere a 7 stelle, dalle 5 stelle in su, eccetera, cioè lavoriamo nel mondo del lusso, diciamo. Per far questo noi abbiamo una struttura molto molto flessibile in cui abbiamo 70 persone più o meno in ufficio che sono per lo più a livello impiegatizio, sono manager, fra questi molte donne, e ci avvaliamo di un indotto più o meno di 1000 persone fra Friuli, Veneto e il resto d'Italia per la maggior parte. Noi lavoriamo molto in outsourcing con delle modalità molto particolari, però non voglio parlarvi di questo, vorrei parlarvi un pochino del reclutamento. Il nostro staff è uno staff giovanissimo, l'età media al momento, ho fatto il conto stamattina, è 34 anni. Sono tutte persone dunque giovanissime, tutte laureate, quasi tutte laureate o comunque ad alta specificità tecnica, hanno fatto il Malignani piuttosto che altre scuole tecniche, e gli altri sono laureati, e tantissime donne, oltre il 50% della nostra forza lavoro, del nostro team è composto da donne, e devo dire che le donne sono bravissime, danno un apporto veramente significativo, un contributo significativo all'azienda, non stanno mai a casa, benché la credenza comune sia che poi le donne quando hanno figli stanno a casa, non è vero, le donne quando sono soddisfatte di quello che fanno lavorano e lavorano moltissimo e delegano qualcuno a prendere i figli all'asilo, a scuola, si avvalgono dei genitori, babysitter e quant'altro e non mancano un giorno al lavoro. E per cui uno staff giovane, come facciamo noi il reclutamento? Noi abbiamo una responsabile delle risorse umane che riceve i curricula, li valuta, poi più o meno vediamo quasi tutti quelli che sono interessanti e poi facciamo una scrematura. La scrematura è su cosa? Non certo sulla base dell'esperienza, perché avere persone giovani con esperienza è un ossimoro molto frequente, ma mi sembra che sia una cosa che non funzioni, no? O sono giovani o sono con esperienza. Ecco, noi prendiamo sempre persone giovani senza esperienza, però con delle caratteristiche che sono una grande flessibilità mentale e operativa, per cui veramente saper adattarsi alle molteplici situazioni che si presentano sia a livello operativo, dunque oggi serve di lavorare all'ufficio preventivi, domani all'ufficio tecnico, devi avere la capacità di adattarti immediatamente a un lavoro sempre tecnico, sempre specialistico, ma diverso. Grande flessibilità operativa, grande flessibilità mentale, conoscenza il più possibile delle lingue straniere, di quante più lingue straniere si sappiano, questa si possano sapere, questa è veramente una caratteristica dal mio punto di vista fondamentale nel terzo millennio, perché voi, lo dico purtroppo, dovrete, immagino, prendere la valigia, andare, ma anche per fortuna insomma, perché prendere la valigia vuol dire crescere, vuol dire imparare, vuol dire fare un passo avanti, molti passi avanti, ampliare gli orizzonti, conoscere persone, mondi diversi, no? E tutto questo fa crescere. Fa crescere, fa aumentare proprio le proprie conoscenze, la propria fa veramente venire fuori il meglio di sé. Ecco, dico, purtroppo o per fortuna prenderete la valigia. Prendere la valigia vuol dire parlare molte lingue straniere, ma parlarle bene, parlare non solo l'inglese, l'inglese è come la patente oggi, non serve assolutamente, per cui subito l'inglese, ma benissimo, ma anche molte altre lingue. Non abbiate paura di dire io so l'inglese, non mi serve altro, non abbiate paura, dovete sapere tante lingue. Studiate le lingue sempre, oggi voi avete 1000 opportunità per imparare le lingue, perché avete la televisione,
avete tutte le possibilità di sentire musica, televisione, avete amici che fanno l'Erasmus qui, che vengono dalla Cina, dal Giappone, dalla Mongolia, per dire così, tre paesi a caso, e veramente potete approfittare e impegnarvi a imparare tante lingue. Questo è veramente la prima cosa che dovete fare. Un'altra cosa che appunto serve da noi, oltre a sapere le lingue, da noi sanno tutti, assolutamente indispensabile sapere l'inglese, il francese, perché noi lavoriamo con le maison de la moda che ho citato prima, e le maison de la moda sono tutte francesi. I francesi, voi sapete, la grandeur della Francia, sanno tutti l'inglese ma vogliono parlare in francese, anche le specifiche tecniche sui disegni sono in francese, per cui da noi facciamo sempre corsi comunque di lingua. Certo che sì, facciamo corsi di lingua interni, cioè non stop, noi facciamo corsi di lingua inglese, francese, tedesco, cinese. Allora, il cinese manca, cinese purtroppo noi abbiamo una filiale, diciamo, in Cina, abbiamo un'azienda in Cina che serve tutto il sud-est asiatico, e i nostri ragazzi che vanno in Cina a controllare la produzione per la Cina, perché per l'Europa invece produciamo tutto qui in Friuli, hanno delle difficoltà a relazionarsi con i cinesi, perché i cinesi non parlano inglese tutti quanti. Potessimo avere dei tecnici che parlano mandarino, sarebbero impagabili. Bene, detto questo, facciamo un basta così. Bene, grazie per avermi ascoltato. Facciamo un primo giro veloce, respiriamo sempre su quest'ala. Leggo, Roberto Sgavetta, vicepresidente di Coop Consumatori Nord-Est e di Trento Sviluppo, consigliere di amministrazione di Banca Popolare Friuladria. Da molti anni si dedica allo studio della responsabilità sociale delle imprese. E quindi io partirei proprio a lei chiedendo cos'è lo studio della responsabilità sociale delle imprese. Sì, buongiorno. Si sente? Sì. Buongiorno a tutti. Beh, più che dello studio, diciamo, il trafiletto è stato abbastanza spostato. Io sono vicepresidente di una cooperativa di Coop Nord-Est, insieme a Marco Coop gestiamo supermercati, ipermercati e tante altre attività collaterali, quindi abbiamo una pratica di gestione che è appunto cooperativa, e di questo vorrei parlarvi, perché poi si traduce anche in come cerchiamo di interpretare le relazioni con i lavoratori, con i fornitori, col mondo esterno e quant'altro. E in un'ottica appunto rivolta non semplicemente o non come altri tipi di imprese agli azionisti, ma ad un insieme di portatori di interesse più ampio, tutti quelli che possono essere interessati a come l'impresa lavora, quindi un modello di Freeman, non di Friedman, se avete studiato questi modelli detti degli stakeholder o degli azionisti, shareholder, azionisti, degli stakeholder, portatori di interesse, li sentirete spesso citare, magari ne parleremo. Uno tra questi, importantissimo, sono i lavoratori e quindi il mondo del lavoro. La nostra è una società cooperativa e anche la tipologia del business, per dire, diverso da quello che ha detto la signora che mi ha preceduto, perché ci sono dei mercati in cui col prodotto vai dai tuoi clienti, e ci sono altri mercati, altri modelli di business in cui è il cliente che viene da te tendenzialmente. Poi queste cose si spostano, adesso con l'e-commerce eccetera abbiamo delle evoluzioni, ma noi siamo in questo tipo di bene intermediato. Siamo una società cooperativa con 607.000 soci, oggi 4.500 dipendenti, e può essere interessante porsi una domanda: ma 607.000 soci sono tanti, no? Bisogna soffermarsi su questo aspetto. Messi uno ogni metro sono 607 chilometri. Allora, perché si fa una fila così lunga? Perché la gente si mette in fila per 607 chilometri, uno ogni metro? È perché dandosi una mano si riescono a fare cose che al singolo sarebbero impossibili. In 607.000 tutti
con la stessa volontà si spianano le montagne, si svuotano i laghi, si deviano i fiumi, si cambiano le leggi e si può anche dare un'ispirazione per un mondo migliore. In Italia soci COP siamo oltre 8 milioni, abbiamo il 25% del mercato all'acquisto e siamo l'unica azienda, l'ultima azienda italiana rimasta in questo campo. Questo è un valore importante perché anche il territorio è tra i nostri portatori di interesse. Ma torniamo al lavoro. E ci sono 7 principi cooperativi che da oltre un secolo e mezzo, ben oltre un secolo e mezzo, ispirano l'attività della cooperazione moderna, e è giusto a volte parlarne perché li ritroviamo anche nella gestione dell'attività che facciamo. E sono valori abbastanza universali perché per unire, quest'anno hanno aderito nuovi 24.500 persone, nuovi soci, è chiaro che devono essere valori trasversali e sono valori che, se guardiamo bene, ritroviamo anche nelle grandi religioni, nelle grandi dichiarazioni dei diritti universali. Sono valori come tutte le persone sono uguali, da noi diventa una testa, un voto, il principio della porta aperta, oppure il principio onore al padre e alla madre può diventare il patrimonio intergenerazionale che caratterizza le cooperative. Noi non distribuiamo, non ricapitalizziamo le cooperative. All'interno di questo certamente ci ritroviamo poi i principi di formazione, educazione, creazione di consapevolezza che stanno alla base del modello di offerta e delle politiche decisamente consumeristiche, non consumistiche, consumeristiche a favore del cliente, del consumatore, del cittadino, ed infine dell'emancipazione del lavoro dei lavoratori. Sono dei formidabili strumenti, e, diciamo, nel rapporto con le persone non c'è mezzo migliore del dialogo con le altre persone per informare, creare consapevolezza, scambiare, quindi in questo scambio reciproco, che è uno scambio del tipo vinco-vinci, si può vincere tutti e due, ci si scambia competenze, conoscenze e crescere. Ecco, COP ritengo ancora un formidabile ascensore sociale perché in questa valorizzazione di esperienze riesce a liberare parecchie energie. Noi abbiamo il 92% di personale a tempo indeterminato e il restante è un po' di sostituzione a tempo determinato per le ferie estive e poi sono le maternità. Abbiamo un importante pacchetto di welfare aziendale, di politiche di genere, redigiamo un bilancio di genere, abbiamo il 75% del personale è femminile, questa è una risorsa assolutamente molto, molto importante, il 45% dei dirigenti e quadri sono donne e oltre un terzo del consiglio di amministrazione è di genere femminile. Quindi pratichiamo questa che è una vera ricchezza di questo ascensore sociale, cioè vuol dire che cerchiamo di premiare i migliori. Voi sapete che l'Italia non è caratterizzata dalla politica in generale, evidentemente, tranne le eccezioni che però restano tali, di favorire l'ascesa del merito del migliore. A volte si praticano politiche un po' conservatrici per cui il figlio di continua a fare il mestiere di, il figlio di un disoccupato ha una grandissima probabilità di restare disoccupato. Ecco, una nazione, un'azienda, un'impresa guidata non dai migliori ma da altri riti, ad altre pratiche, non certo quelle che ci hanno preceduto, appunto, è un'azienda, un'impresa, una società che farà fatica a produrre del valore e se non si produce del valore è praticamente impossibile ridistribuirlo. Questo è uno dei grossi problemi, ascensore sociale, merito e opportunità a tutti. Questo penso possa concludere questa prima introduzione. Grazie.
in fondo c'è Fabio Galluccio, responsabile People Caring all'interno della funzione risorse umane di Telecom Italia. Affronta tematiche legate al welfare aziendale. Sì. Buongiorno a tutti. In realtà io mi occupo, sono questa funzione si chiama People Caring, che è presente in molte grandi aziende, penso ad Enel, a Banca Intesa e altre realtà. È una funzione che in Telecom interpreta un ruolo di varie attività. Io sono diversity manager dell'azienda. Diversity manager dell'azienda purtroppo in Italia è una professione che pochi conoscono, pochi fanno, perché nel mondo anglosassone dal 1950 che esiste questa professione. E che cos'è il diversity manager? È una persona che si occupa direi di applicare la Costituzione in azienda, se dovessi essere, come devo dire, dato il tema, perché l'articolo 3 dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di religione, di orientamento politico, di condizioni personali e sociali. In realtà, come ha detto ieri Valerio noi abbiamo questo sogno, ma in realtà siamo molto lontani ancora da questa realtà all'interno della società e delle aziende. Allora, cosa fa il diversity manager? Non solo cerca di evitare le discriminazioni e proporre azioni positive nei confronti delle donne, dei colleghi di ogni età, di orientamento sessuale diverso, di etnia, di disabilità, perché in realtà queste cose nella nostra società sono viste non perfettamente bene. Pensate per esempio a un collega che di orientamento religioso diverso da quello cattolico, per prendersi una festività religiosa oggi deve, come dire, chiedere ferie. Questo già dice che la Costituzione non è applicata in qualche modo. E allora noi ci sforziamo di lavorare su questi temi, innanzitutto quello di genere, ma che è quello più politicamente corretto, che è quello di offrire una serie di servizi. Ecco qui la mia parte di welfare: noi abbiamo 17 asili nido aziendali, noi siamo 44.000 persone, quindi voi capite che siamo presenti su tutto il territorio nazionale, e siamo presenti anche in Brasile, in Argentina, quindi siamo 70.000, compreso il mondo esterno. Abbiamo anche l'Olivetti, abbiamo MTV, la setta l'abbiamo venduta, però voglio dire, cioè abbiamo ancora MTV, abbiamo altre società tipo Sparkle, che è una società che lavora sulla rete internazionale. Tutto questo impone che noi dobbiamo offrire dei servizi sociali per cercare di conciliare la vita privata e personale, e anche qui c'è un grande sforzo. Asili nido, maggiordomi aziendali in 38 sedi. Cosa sono i maggiordomi aziendali? Persone che aiutano i colleghi a risolvere le pratiche amministrative, burocratiche, che rubano tempo al tempo libero alle persone, e li aiutiamo a risolvere questi problemi. Abbiamo 37 soggiorni estivi e tematici per i figli dei colleghi. 7.500 ragazzi partono ogni estate per 2 settimane, dove l'azienda mette un forte contributo come gli asili nido per pagare le rette di queste colleghi. Abbiamo un partnership con Intercultura, per cui 120 ragazzi possono studiare all'estero per un anno, 4 settimane, in un liceo straniero. E questo sulle donne. Qui, anche qui la Costituzione, come devo dire, ci aiuta a raccontare un po' tutto quello che dovremmo fare e cerchiamo di fare. L'età è un altro tema di trasferimento delle conoscenze attraverso i giovani nella parte nuove tecnologie, e gli anziani sulla parte di quello che hanno imparato negli anni in azienda. Quindi lavoriamo con la società per cercare di portare, navigare insieme. I nostri colleghi fanno volontariato di imprese e vanno a insegnare ai cittadini over 65 le nuove tecnologie, mentre
Abbiamo dei colleghi che vanno a insegnare le scuole telecomunicazioni nelle scuole e istituti tecnici, queste altre tante cose. Sull'orientamento sessuale stiamo cercando di buttare le coppie che si sposano all'estero, o facciamo focus group con i colleghi. Io sono sostenuto da un comitato diversity dove sono presenti tutte le diversità. Quindi abbiamo colleghi di valdesi, ebrei, colleghi orientamento sessuale diverso, e noi rappresentiamo la città, una città, 44.000 persone. Abbiamo assistito anche dei colleghi che hanno cambiato sesso, perché come dire, noi abbiamo rappresentiamo la città in tutti, con tutte le sue espressioni, quindi voglio dire siamo una... E in ultimo, voglio dirlo, ma insomma ci facciamo tante altre cose, ma do la parola anche agli altri, abbiamo un servizio di counseling, di psicologi esterni che aiutano le persone a superare i disagi personali attraverso un numero verde, ma anche quelli lavorativi. Facciamo molto cultura sulle diversità con un blog diverso, abbiamo molti blog su cui lavoriamo su questi temi, sulla internet aziendale. E c'è un'ultima cosa che mi piace dire, perché la diversità è soprattutto diversità dei saperi. Oggi nelle aziende, purtroppo, non prendendo per buono l'insegnamento di Olivetti, abbiamo assunto solo ingegneri laureati in economia, mentre la diversità dei saperi, gli antropologi, sociologi, psicologi, credo che sia una grande, laureati in attività umanistica, sia una grande ricchezza per un'azienda, e anche questo noi stiamo ricostruendo le botteghe del Rinascimento per cercare di portare in alcune botteghe alcune culture che sono state disperse, insegnando a piccoli nuclei di persone non solo le nuove tecnologie, ma anche un approccio diverso al mondo del lavoro. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento con il Russo, l'economia del bene comune, che propone un nuovo paradigma per l'economia, il bilancio del bene comune, che pone al centro l'essere umano e traspone nel lavoro i valori relazionali e costituzionali. Grazie, buongiorno. Una presentazione molto densa, sì, mi fa molto piacere poter essere qui ad una manifestazione così importante dedicata alla nostra Costituzione, che viene detto è una fra le più belle del mondo. Sicuramente contiene appunto molti molti aspetti che andrebbero valorizzati e compresi appieno. In particolare voglio dire che io non rappresento qui, non porto qui l'esperienza di un'azienda in particolare, ma rappresento un movimento. Questo movimento che è nato nel centro Europa, in Austria in particolare, poi si è verso la Germania, si è molto espanso, si sta sviluppando in Spagna e anche in Italia. Questo movimento pone al centro appunto quelli che sono, proprio riguardo ai temi del lavoro, rispetto a tante altre cose, una nuova concezione anche del lavoro, cioè va preso il lavoro come bene comune, appunto economia del bene comune. Il bene comune che cos'è? Non sono solamente, sicuramente molto importanti, i beni comuni di cui tanto si parla, cioè quelli che possono fare riferimento agli elementi fondamentali della terra, della vita, ma il benessere comune, cioè tutto quello che i vari stakeholders nella società devono avere, hanno diritto ad avere, tutte quelle che sono le energie, le possibilità di sviluppo per tutte le persone. Perciò appunto poniamo al centro le persone. In particolare ci rivolgiamo alle aziende, noi organizziamo alcune migliaia di aziende, in Italia non sono ancora molte, però in Austria sono già circa 800 per esempio, in Germania, in Spagna, in Sud America ce ne sono già molte. E ci rivolgiamo in particolare agli imprenditori, perché gli imprenditori vengono visti spesso come una parte responsabile del momento di crisi in cui viviamo, perché viene visto solamente l'aspetto del profitto, viene messo in rilievo questo, vengono visti come degli elementi egoistici della società. Noi crediamo invece che, scusate, ma l'umidità di questi giorni ha lasciato i suoi segni, e noi crediamo invece che l'imprenditore, l'azienda, ognuno è imprenditore di se stesso innanzitutto, anche chi svolge un lavoro sociale, un lavoro dipendente, è pur sempre un imprenditore di se stesso, e in particolare l'operatore economico
è un punto centrale di quello che possa essere la rinascita di questa nostra società, la creazione di nuovi valori, il portare avanti nuove prospettive, il creare nuovi paradigmi di sviluppo. In questo senso noi abbiamo un concetto molto concreto, uno strumento molto concreto che viene già applicato da diverse centinaia di aziende, il cosiddetto bilancio del bene comune. Che cos'è questo bilancio del bene comune? Il bilancio del bene comune è proprio l'incrocio fra quelli che sono gli stakeholders di cui si parlava prima, cioè i portatori di interesse che possono essere i finanziatori, possono essere i fornitori, i clienti, la società in cui si opera e l'ambiente in cui si opera. Questi sono tutti quanti appunto i portatori di interesse che hanno a che fare con l'azienda. E questi vanno ad incrociarsi con dei valori generali, che sono i valori generali economici, sociali ed ambientali, perché noi crediamo che appunto al centro vadano messi, insieme a quelli che sono i tipici punti della promozione, del marketing, perciò la promozione, la produzione, il prodotto, vadano messi vicini anche, noi li chiamiamo le 3P, anche queste sono le 4P, le 3P che vadano aggiunte. Cioè planet, people and profit. Profitto non visto come profitto incondizionato, ma profitto destinato al bene sociale, al bene comune, alla redistribuzione. People, cioè le persone sono punto centrale, le persone non sono solamente dipendenti, non sono solamente i lavoratori, non sono solamente i collaboratori, ma vanno visti sempre e comunque come persone nel loro contesto. Persone che hanno anche una casa, persone che hanno una famiglia, persone che hanno interessi al di fuori anche del lavoro, e va tutto compreso, e chiaramente il pianeta che dobbiamo conservare per poter lasciare ai nostri nipoti, ai nostri figli. Voi siete già più giovani, molto più giovani di noi, e noi abbiamo una responsabilità verso di voi, di non lasciarvi qualcosa allo sfascio. Molto brevemente concludo, cioè praticamente questo bilancio serve a valutare positivamente tutti quelli che sono gli sforzi che ogni azienda, che ogni persona cerca di mettere in campo, tutti quelli che sono tutte le sue aspetti positivi ma anche negativi, ed è l'avvio di un processo per comprendere quali sono le criticità di un'azienda, per comprendere quali sono i punti positivi, per comprendere quali sono le cose che si possono cambiare per avviare tutti insieme un cambiamento. Grazie. Dopo questa prima introduzione delle quattro aziende entrerei un po' più nel vivo del dibattito e chiederei ai quattro relatori questo: rappresentate quattro realtà sicuramente virtuose che pongono al centro del processo, diciamo, produttivo, della filosofia, la dignità del lavoratore, la qualità del lavoro. Siamo però in un mercato globalizzato dove certe regole non esistono più e dove la concorrenza diventa spietata, perché siamo di fronte a economie di scala dove alcuni paesi di certo non pongono la qualità del lavoro e il lavoratore al centro del processo produttivo. Ora, come si fa a stare sul mercato? Voi come fate a stare sul mercato? Cosa proponete per battere una concorrenza tra virgolette sleale che sicuramente pone mira tutto soltanto sul business e non sulla qualità del lavoro, sull'operaio? Per chi parte, partiamo da Galluccio. Sì, chiarissimo. Ma è chiaro che la concorrenza nelle telecomunicazioni, questo è ancora più forte, perché come dire, i margini diventano sempre più stretti, perché come dire, le tariffe, i prezzi del mobile si rincorrono, come vedete ogni giorno cambia un prezzo. I call center vengono spostati in zone, come devo dire, ahimè, come dire, fuori da qualunque dignità di lavoro, e quindi come, si paga pochissimo il costo del lavoro, determinano, come devo dire, una concorrenza molto forte, un mercato globale, come ha detto il moderatore, che ci pone dei problemi. Però noi crediamo
non solo perché siamo un'azienda in qualche modo paese, ma perché crediamo che a lungo andare queste cose non premieranno sul mercato, anzi, come dire, la, chi pone, come ha detto il bene comune, l'economia è il bene comune, è una delle cose che, su cui dobbiamo puntare, non solo perché facciamo bilanci di, noi non facciamo il bilancio del bene comune, ma facciamo quello di sostenibilità, insomma quello che fa il sociale, quello che fanno quasi tutte le aziende, che però in qualche modo non è solamente una vetrina d'immagine, non deve diventare una vetrina d'immagine, che molto spesso le aziende hanno utilizzato una vetrina d'immagine, ma dobbiamo lavorare per cercare veramente di porre al centro delle aziende le persone, non solo come slogan. Il capitale umano è una delle più grandi risorse delle aziende, si dice sempre questo discorso qui, ma perché è il vero punto di forza. Ecco perché dobbiamo valorizzare le differenze, ma dobbiamo anche valorizzare strumenti. Noi non siamo un'azienda in questo momento in crescita, ma siamo in crisi, però i nostri contratti di solidarietà, cioè il fatto che noi non lavoriamo per un giorno al mese tutti, con quello slogan che lavorare tutti, lavorare meno, lavorare tutti, che era uno slogan insomma caro a una sinistra, come dire, del 68, e però è un punto di solidarietà, cioè voglio dire, non si possono mandare a casa le persone, ma i contratti di solidarietà servono proprio a far lavorare tutti, magari con un piccolo sacrificio della busta paga, però in modo che tutti possiamo, come devo dire, portare avanti la nostra vita personale. Un'ultima cosa, credo che sia molto importante, e l'ha detto anche qui il relatore del bene, economia, bene comune, quello di portare, le aziende sono state, come dire, hanno buttato una mannaia tra quello che era il mondo del lavoro e quello che era il mondo degli interessi personali. Anche qua noi stiamo facendo uno sforzo di portare gli interessi personali all'interno dell'azienda, perché anche questo aumenta la creatività e l'innovazione delle persone. Noi per esempio ormai non abbiamo più i fotografi presi dall'esterno, ma i nostri fotografi sono diventati i colleghi che hanno l'hobby della fotografia, quindi negli eventi il nostro risorgo sono tutti fotografi esterni. Questo è un altro dei punti su cui noi stiamo puntando. Forse non c'entra niente con il discorso, però il valorizzare tutto quello che una persona può dare è uno dei punti di forza, secondo me, di ogni azienda. Grazie. Già facciamo il microfono, allora proseguo io direttamente. Ecco, noi pensiamo che appunto, come diceva il dottor Galluccio, a lungo andare la concorrenza non premia, anzi noi abbiamo proprio tutta un'altra concezione della concorrenza, cioè concorrenza vuol dire correre insieme. Nelle mie presentazioni io ho un'immagine che a me piace molto, è molto carina, di due asini che finché la corda è lunga ognuno mangia da due mangiatoie distanti. Quando la corda si accorcia, come stiamo vivendo in questi tempi, si tirano il collo l'un con l'altro. Perciò sarà meglio che invece si riuniscano al centro, che parlino fra di loro e poi vadano a mangiare prima da una parte e poi dall'altra, insieme, invece che impiccarsi a vicenda. E in questo senso appunto, chiaramente quelle che sono le grosse spinte alla concorrenza, all'aumento della produttività incondizionata, intesa male, portano a dei problemi di sopravvivenza delle aziende. Noi crediamo appunto che la grande possibilità sia nella solidarietà, nella cooperazione, e questo può portare solamente quando c'è una società sana, con dei valori sani, può essere perseguito un tale scopo, e noi cerchiamo appunto di stimolare le persone, le aziende, le istituzioni ad andare in questa direzione. È molto semplice. Qualora appunto le persone possano sviluppare appieno tutte le loro facoltà, aumentano anche la produttività, e questo abbiamo anche potuto vederlo in alcune aziende che hanno fatto il bilancio del bene comune, che hanno applicato queste in maniera sistematica tutte questi stimoli, e hanno riscontrato un aumento della responsabilità dei collaboratori, un aumento della produttività. Abbiamo un esempio di banche, di piccole aziende
in Italia anche, qui da noi, io vengo dall'Alto Adige dove abbiamo appunto circa 40 aziende che hanno già fatto questo bilancio, ci sono alcune aziende che hanno potuto sollevarsi da periodi di crisi, hanno potuto sistemarsi meglio sul mercato proprio attraverso un processo avviato in questo senso. Facciamo il giro contrario, quindi andiamo a nord-est. Sì. Beh, il discorso è chiaramente apre di nuovo un'altra prateria e cerchiamo di entrarci. Allora, noi come cooperazione sviluppiamo l'adesione ai principi di cui vi dicevo prima, facendo non volontariato, non attività pubblica, ma facendo impresa cooperativa, nel nostro caso nel campo della distribuzione organizzata di beni e servizi. L'attività cooperativa convive con la democrazia, col benessere, spesso è un precursore. Zacharias nei suoi libri evidenzia questo fatto, come potete anche semplicemente verificarlo voi andando un po' a cercare magari in rete tassi di democrazia, benessere, sviluppo della cooperazione nei paesi nordici o in altri tipi di paesi. La Coop a Torino nasce nel 1854 e dopo da queste persone che cominciano ad emanciparsi dal punto di vista economico, quindi personale, saltano fuori i patrioti e la gente che nel 1861 comincia a reclamare per una indipendenza fattuale e democratica. Nella competizione di scordinata e scorretta c'è il rischio forte che la moneta cattiva scacci quella buona, ed un rischio ancora, c'è quasi certezza che questo accada se si assumono scorciatoie. Allora, nei momenti che attuali spesso scorciatoie sono quelle di tagliare sulla qualità, lavorare di più sulla precarizzazione del lavoro, dei rapporti, non pagare i fornitori, quindi non rispettare gli impegni, non avere rispetto dei territori, quindi delle localizzazioni selvagge, e non rispetto degli impegni né verso appunto parti le proprie persone piuttosto che altre imprese o la collettività, ad esempio per tutti, non pagando le imposte dovute. Questo è un tipo di fare competizione, è un tipo di concorrenza, un tipo, una modalità di stare sul mercato che però non porta da nessuna parte, e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti. Non occorre essere grandi studiosi di economia per capire che il momento che il modello semplifichiamo reganiano, quello che impera alla fine degli anni 80-90, ha portato l'economia ad avvitarsi, cioè il profitto sempre e comunque è una ricerca, è un modello che si tende ad avvitarsi su se stesso. Io non produco, taglio i posti di lavoro, ma io non prendo lo stipendio, non compro i beni che tu produci, ma se io non produco lascio la gente a casa. È un modello che si sta suicidando da solo, si sta autostrangolando, quindi non funziona. Dove sono le moderazioni? Una volta c'era uno Stato forte, invasivo, anche troppo invasivo in alcune economie, ma un altro punto d'equilibrio è guardare le società, le imprese come attori comunque sociali che devono trovare degli equilibri di interesse, dove gli interessi sono personali, comuni, si parla di responsabilità individuali inserite in più ampie responsabilità e interessi collettivi. La capacità di tenere insieme tutto questo non è facile, va dimostrata nei fatti, che vuol dire poi in ultima analisi cedere del potere, perché se uno pensa di fare tutto questo, di continuare a comandare come prima, chiaramente è una finta, è semplicemente una parvenza di cambiamento. Dove si possono trovare
dell'evidenza che altri modelli sono possibili. Ve ne faccio una e cerchiamo di praticare, andando a volte decisamente controcorrente, in direzione ostinata e contraria, come diceva De André. E degli esempi li trovate quando, ad esempio, in COP l'anno scorso facciamo la campagna per consumare l'acqua di rubinetto. Beh, non vi può, qua casualmente c'è la nostra acqua. Noi quando facciamo queste cose siamo dei produttori. Noi siamo la quarta azienda di produzione agroalimentare italiana, prodotta Maricopa. Noi sappiamo la roba quanto costa, sappiamo farla, sappiamo quanto costano le sementi, sappiamo, abbiamo i nostri campi, selezioniamo sementi OGM free, insomma, e facciamo anche dell'acqua minerale in bottiglia, perché è necessario, se uno ha impianti di casa che non funzionano deve bere altra acqua. Però stiamo pubblicizzando nei nostri negozi le etichette con le società dell'acqua che ce lo danno, bene comune, dove diciamo l'acqua del tuo rubinetto di casa tua ha queste caratteristiche, usala. Ma è una bizzarra società questa, no? Che vende acqua e dice di consumare altra acqua. Ma noi siamo sempre la stessa bizzarra società che ha tolto dai propri assortimenti le lampade ad incandescenza un anno prima che diventasse inibito la loro vendita. Siamo anche l'impresa che ha fatto la battaglia per la liberalizzazione della vendita dei farmaci. Abbiamo su certi prodotti dimostrato che si possono fare prodotti ad un terzo del loro, vendendoli ad un terzo del loro costo. Quando il ministro Circhia, ben amato, ha fatto, anche perché aveva capito che ci stavamo muovendo col campo, ha capito che ci stavamo muovendo per fare latte in polvere per i ragazzi, per i bambini, per gli infanti, proprio da questa regione le famiglie partivano, andavano a comprare latte in polvere in Austria, perché costava da noi 30 euro, in Austria 10-11 euro. Beh, noi siamo usciti con il latte in polvere, che abbiamo dovuto farcelo fare in Francia, perché in Italia cane non mangia cane, nessuno ha voluto farcelo. Siamo usciti a 9,90 euro, guadagnando con un margine del 30%. Quindi costava 6 euro quel latte. E veniva venduto a 30. Allora, queste sono azioni che dico io sto da quella parte. E si possono dimostrare anche nel rapporto con i lavoratori e col lavoro, difendendolo con tutte le azioni che abbiamo sentito prima, ma anche coinvolgendoli nella gestione. Cooperativa e cooperare diventa selezione di gruppo dirigente. Io sono adesso vicepresidente di una tra le più grandi cooperative italiane, ho cominciato lavorando nei sistemi informativi, occupandomi di organizzazione e poi tra unificazioni. E sono arrivato a fare questo che vi sto rappresentando, ma così vale per tanti altri. Si può andare ancora avanti, ad esempio una frontiera è coinvolgere nelle decisioni importanti i lavoratori nella gestione della loro impresa. Queste sono le nuove frontiere che secondo noi vanno affrontate, ed è anche, ve lo consiglio, interessante anche dal punto di vista della storia vedere cosa si diceva, parlando di Costituzione, quando coloro che ci hanno preceduto ci hanno lavorato su e hanno fatto i lavori preparatori, e ci sono i lavori preparatori di Fanfani, che non era certo un bolscevico, no? Dove già quella volta, si parlava del 46, dice che una serie di considerazioni teoriche e constatazioni storiche induce a ritenere che il controllo sociale sull'attività economica, qua poi entriamo anche in campi di cui abbiamo già parlato, è indispensabile al fine di temperare gli egoismi senza mortificare l'impulso, con attività democraticamente eletta e controllata a mezzo di parlamenti, stampa, radio, denunce della magistratura, ma non solo, bisogna progressivamente portare in seno ad ogni impresa il controllo della produzione con collegi misti di finanziatori e lavoratori, sono due grossi portatori di interesse, e quando sarà possibile anche il consumatore. Beh, nel nostro caso il nostro
la nostra governance, sentirete spesso la parola, cioè chi comanda, come si controlla, è tutta eletta su autocandidatura, voto segreto, tutta. Io stesso, adesso stiamo in rinnovo, ci si autocandida, si presenta curriculum, quest'anno eravamo 60, dopodiché si va al voto segreto da parte dei soci che stanno esercitando così uno dei poteri che la Costituzione gli assegna. E quindi progressivamente trasformando le associazioni cooperative di produttori, includendo anche quindi i lavoratori nel governo dell'impresa, cosa che anche la Costituzione auspica e che anche altri paesi fanno. Quindi per dire che il campo delle frontiere, le nuove frontiere, è aperto e ci sarà anche bisogno di una generazione che pretenda che queste frontiere che oggi separano il vecchio dal nuovo vengano abbattute, e per poter consentire al nostro paese un passo avanti deciso, ritorno al discorso di prima, rispetto al merito, che consente un formidabile ascensore sociale e che permette di superare diseguaglianze storiche che sono dei fenomeni che bloccano la crescita del nostro paese. Il nostro è un paese ancora troppo diseguale. La diseguaglianza non è solo un valore, l'uguaglianza non è solo un valore etico, è anche un formidabile valore economico. Le società più uguali sono quelle dove il benessere circola meglio ed è distribuito meglio. Pensate ad una società dove uno ha tutto e gli altri hanno niente. Beh, quella lì è come il day after di quello che esce dal bunker tutto contento perché è l'unico rimasto vivo. E dove volete che vada? Non c'è speranza. Grazie. Chiudiamo questo giro con voi stati. Allora ragazzi, il tema è come competere nel mondo globalizzato, mi sembra che sia. Con paesi dove come competere, come le nostre aziende devono competere in un mondo globalizzato dove ci sono paesi il cui costo del lavoro è molto molto inferiore e per cui le merci possono essere vendute ad un prezzo chiaramente diverso, no? Paesi in cui normalmente c'è uno sfruttamento, si dice, della manodopera e dei lavoratori. Allora, io sono un'imprenditrice e ho ascoltato con molto piacere, gli altri relatori, io ho un'idea diversa di che cos'è fare impresa e di che cos'è competere nel mondo globalizzato. Premetto che sono un'imprenditrice, ma la mia azienda è una delle pochissime aziende italiane che ha una certificazione etica SA 8000. SA 8000 è la certificazione Ethical Work, che vuol dire che l'impresa rispetta i diritti dei lavoratori, i diritti degli esseri umani e tutela anche l'ambiente. Oltre all'Ethical Work abbiamo anche la ambientale, environment, no? Per cui faccio impresa rispettando i diritti dei lavoratori e tutelando l'ambiente. Allora, detto questo, vorrei fare veramente una lode del profitto. Si sente? Sentite? Vorrei fare invece veramente una lode del profitto, non da una persona veramente. È una provocazione, statemi ad ascoltare. Già Einaudi, Luigi Einaudi, che non si può dire che fosse proprio un reazionario, nel 59 ha scritto un bellissimo libro che io vi consiglio di leggere, si chiama Prediche inutili, e queste prediche secondo me sono state proprio inutili perché dal 59 ad oggi non sono mai state né lette né messe a frutto da nessuno. Cosa diceva Einaudi? Einaudi ha scritto un capitolo in questo libro bellissimo, anche molto facile da leggere, in cui parla della lode del profitto e dice che un imprenditore, un'impresa deve fare profitto perché il profitto è necessario, è assolutamente necessario sia all'impresa, sia al lavoratore, sia all'entourage, a quello che sta intorno, allo Stato. Con il profitto, l'impresa che fa profitto può ridistribuire questo profitto. Poi farei però una parentesi fondamentale su come deve essere fatto il profitto, cioè il profitto deve essere fatto in modo onesto, in modo responsabile. Questo lo dico dopo. Continuiamo il discorso sul profitto. Il profitto deve essere fatto perché l'impresa che fa profitto, la mia è una piccola impresa dove quello che io guadagno nessuno mi dà niente, io non chiedo niente allo Stato e non voglio neanche chiedere, io devo vivere con quanto mi ricavo, con quanto ricevo ad avere dal mio business. Guadagno 100 e spendo
70-80, mi resta 30. Con quei 30 io quello che mi avanza può essere ridistribuito nella società, perché io penso che la società sia un bene, l'impresa sia un bene sociale a beneficio di tutta la comunità che sta intorno, e che questa impresa debba ridistribuire il proprio profitto nella società, che vuol dire con gli stipendi ai dipendenti, e fra parentesi i miei dipendenti sono tutti assunti a tempo indeterminato, per cui noi non abbiamo nessuna forma di assunzione che non sia a tempo indeterminato per il momento. L'impresa dunque che fa profitto riesce ad avere dei lavoratori, riesce ad aumentare il suo organico, man mano che aumenta il profitto riesce ad assumere più persone, riesce a distribuire poi i suoi soldi con le tasse chiaramente a livello governativo, pagando giustamente e onestamente le tasse, e a mantenere tutto quello che è pubblico, le scuole, gli ospedali e quant'altro. Riesce poi anche a tutelare, diciamo, e a far crescere culturalmente il territorio, perché l'impresa che fa profitto, ad esempio, le imprese che fanno profitto riescono a ridistribuire, hanno la possibilità, i mezzi per ridistribuire quei soldi in attività che possano far crescere il territorio anche a livello culturale, a livello proprio di crescita anche delle persone, no? Con sponsorizzazioni di eventi, dibattiti, incontri, cioè tutti i soldi che arrivano possono essere ridistribuiti. La cosa importante è che questo profitto venga usato responsabilmente dall'imprenditore. Questo secondo me dovrebbe crescere, la cultura di impresa responsabile, cioè gli imprenditori devono capire che i guadagni, che devono essere fatti onestamente, devono essere altrettanto onestamente poi ridistribuiti fra la popolazione. Per quanto riguarda il mondo globale, io posso dire che la mia piccola azienda riesce a competere nel mondo globale grazie a questa delocalizzazione, che per me non è una parola positiva, userei un'altra parola, la internazionalizzazione. Il fatto che noi, per esempio, come azienda abbiamo una azienda anche in Cina, dove i lavoratori, siccome noi siamo una società etica, anche i lavoratori sono tutelati come in Italia per quanto mi riguarda, cioè io sono responsabile per tutta la filiera produttiva che è sotto la giurisdizione della mia azienda, che si chiama Interna. Anche in Cina noi facciamo la stessa cosa, cioè i lavoratori che lavorano nelle fabbriche in Cina sono tutelati per quanto riguarda lo stipendio, i diritti del lavoro e i diritti degli esseri umani. Non ci sono assolutamente bambini che lavorano, non ci sono, cioè tutto, viene fatto tutto in regola e a volte anche oltre la legge, perché chi ha la certificazione etica va oltre la legge, vale più la norma della legge che vige in quel paese se la norma è migliore. Su questo dovremmo spingere, non tanto un chiuderci, non delocalizzare, le nostre imprese devono internazionalizzarsi, devono andare all'estero, devono essere competitive in modo onesto, non sfruttando i lavoratori ma affinando i processi gestionali e produttivi delle loro specializzazioni, delle loro competenze. Noi siamo diventati sempre più bravi e in questo modo sempre più competitivi. Certo che ci vorrebbe anche una mano da parte del governo, da parte delle istituzioni. Questo non vuol dire che chiedo dei contributi alle istituzioni, ma chiedo alle istituzioni un sostegno, un aiuto nel lasciarmi fare in modo onesto il mio lavoro. Cosa vuol dire? Sicuramente un lavoro che dovrà diventare, fino ad oggi io ho assunto sempre persone a tempo indeterminato, in futuro dovrò sicuramente, spero ci sarà una legislazione che renderà il lavoro un pochino più flessibile, perché sicuramente questo, sicuramente con un costo del lavoro inferiore, perché il costo del lavoro in Italia è talmente alto che fa sì che noi non siamo competitivi nel mondo. Il prodotto italiano deve essere, per essere competitivo,
deve essere venduto nel mondo al giusto prezzo. Una grossa limitazione è data dal costo del lavoro. Questo non lo dico a voi, lo dico ai legislatori che non ci sono qui, ma sicuramente una legislazione che preveda un costo del lavoro un po' inferiore e un lavoro più flessibile aiuterebbe sicuramente le imprese a essere più competitive nel mondo globale. Grazie. No, sul lavoro io pensavo di tornare dopo, però chiedevo agli altri relatori se hanno colto la provocazione benevola sul concetto di profitto e se davvero il termine profitto può avere una valenza morale positiva o se invece con una parola cara ed stabile è un ossimoro, cioè il profitto può essere un valore, è ancora un valore come l'ha spiegato la signora o c'ha dei limiti congiunturali, strutturali? Vado subito io? Ma come anch'io io non colgo la provocazione in quanto sono completamente d'accordo. Anch'io prima ho posto l'accento sul fatto che il profitto è fondamentale per l'azienda. L'azienda poi si può chiamare come si vuole, si può chiamare utile, si può chiamare profitto, si può chiamare creazione di ricchezza. In ogni caso l'azienda è stata creata per creare, per produrre profitto. Questo profitto poi, come giustamente diceva la dottoressa De Stabile, va poi utilizzato in maniera etica, cioè non va accumulato a dismisura nelle mani di pochi che poi lo reinvestono nella finanza speculativa o in cose di questo genere, ma invece va riutilizzato, redistribuito, va investito anche in circuiti regionali, in circuiti locali. Io vorrei anche cogliere l'occasione per concordare con l'intervento precedente sul fatto che le aziende devono strutturarsi anche per operare a livello internazionale, ma questo noi crediamo che possa essere fatto se in particolare l'azienda è ben stabilizzata e ben insediata nel proprio circuito regionale, cioè un'azienda che è solida, che è ben piazzata nella propria regione, che ha dei circoli virtuosi appunto anche nella creazione di cultura, nella creazione di etica sociale, nella creazione della propria sede, allora possa anche poi lanciarsi sui mercati internazionali in maniera etica, in maniera costruttiva, in maniera produttiva e che produca profitto anche a livello internazionale. Sì, anch'io non mi sembra che noi, gli altri relatori abbiamo parlato del profitto in senso negativo quando si reinveste soprattutto sul lavoro. Credo che una provocazione la colgo perché in Audi è usato in maniera liberista e Einaudi era liberale, non liberista. Ci sono una differenza ben diversa. Per esempio diceva, e questo pochi lo sanno, che la tassa più giusta è quella delle successioni, perché bisogna partire sempre da zero e non bisogna mai approfittare di quello che hanno accumulato i padri. Quindi voglio dire, dobbiamo anche dire chi era Einaudi, era un grande difensore della scuola pubblica e non della scuola privata. Sì, no, però voglio dire, secondo me è stato sempre come un uomo solo sul profitto e sull'economia, era ben altro, no? Era molto ben altro, mi dispiace come dire, contraddire questo. No, ma riportare proprio questa lode del profitto fatta da Einaudi, che era tutt'altro che orientato, no? Da una certa parte, diciamo. Ecco, volevo sottolineare questo. Però è sempre utilizzato da quella parte. Che benché Einaudi fosse stato un liberista, liberale, totalmente diverso, liberale, sono due concetti totalmente diversi. Il dibattito con Croce, però Einaudi era visto come il liberale e il liberista. Sì, sì, perché era più un economista. Sicuramente, però era di una cultura liberale, che è una cosa diversa secondo me dalla cultura liberale. Comunque, detto questo, credo che dei modelli in Italia dove per esempio la delocalizzazione non è stata fatta ci siano, e sono aziende che sono internazionali, parlo per esempio di Cucinelli, che hanno una concezione del lavoro incredibile sulla qualità delle persone, sul modo di lavorare,
non esiste la timbratura, esistono gli orari flessibili, oppure un'altra grande società che è l'Ori Blu, che è un'altra produzione di luce, dico due soli esempi di società che hanno, come devo dire, stanno lavorando sullo spirito di quello che era di Adriano Olivetti, perché noi abbiamo, purtroppo abbiamo avuto un grandissimo imprenditore che era Adriano Olivetti, e purtroppo ha vinto un altro modello nel capitalismo italiano, e quindi su questo dobbiamo anche dirci, per colpe su cui, come devo dire, non siamo qui a fare, come dire, l'elenco delle cose, ma insomma Adriano Olivetti fu colui che capì come un'azienda doveva essere gestita, come la cultura doveva entrare in un'azienda, come la diversità dei saperi doveva entrare in un'azienda. Basta pensare che un sociologo come Ferrarotti, un letterato come Volponi, un Ragghianti, insomma un psicologo come Spada, tutta personalità che furono messe all'interno di un'azienda per fare un'azienda che fosse internazionale nel modo di pensare, perché è diverso l'internazionalizzazione, non è solo la conoscenza delle lingue l'internazionalizzazione, è anche una curiosità, un aprirsi alle culture, che è molto un concetto molto importante. Perfetto, chiudiamo questo giro. Ma se per profitto o utile intendiamo la differenza fra ricavi e costi, penso che insomma, sia abbastanza scontato che si debba lavorare per avere più ricavi che costi, perché altrimenti se hai più costi che ricavi deve darti qualcuno la differenza. In un'impresa deve mantenersi in vita. È importante perché è la prima forma di indipendenza. Se non hai le risorse per continuare a sviluppare la tua attività, chiaramente devi dipendere da qualcun altro che queste risorse te le può erogare o meno. Quindi diventa una forma di... è impossibile stare sui mercati senza produrre risultati, produrre profitto, produrre valore in senso lato, produrre valore, perché puoi anche non produrre un grande utile se hai distribuito prima delle cose, se hai pagato i fornitori prima di produrre il profitto, se hai pagato i lavoratori prima di produrre il profitto, se sei stato rispettoso dell'ambiente prima di produrre il profitto. Quindi va vista in senso completo, ma insomma in termini generali l'affermazione è senz'altro condivisibile. Potremmo ragionare un po' di più su cosa fare di quei valori che si producono e come si producono, quindi se li lasciamo all'interno dell'azienda o della cooperativa piuttosto che distribuirli, se è preferibile avere delle imprese ricche con dei soci diciamo equilibrati piuttosto che delle imprese povere con dei soci molto ricchi, oppure potremmo anche ragionare se è più importante o se possiamo aprire una finestra per non ragionare su come il profitto viene distribuito, quindi siamo alla fine di una catena di decisioni, o se sia invece anche importante ragionare su come si governa e come si gestisce, cioè non come ci dividiamo il profitto, ma come ci dividiamo il modo di assumere delle decisioni per noi importanti. Quindi aprirei anche questo spazio di ragionamento, anziché a partire da dividersi il profitto, cominciamo a capire, a dividerci il ragionamento su cosa facciamo. Va bene, aveva trovato nel stabile uno scritto proprio di Einaudi sul profitto, però apriremo un simpario troppo vasto forse. Sì, no. Allora andiamo sul lavoro che prima lei ha accennato. Sì. Allora, negli ultimi anni noi siamo usciti da una società che garantiva il lavoro in termini assoluti, anche assurdi, per cui uno veniva posteggiato in un posto e se ne stava lì tranquillo, producesse o non producesse. Ovviamente quando si arriva a questi eccessi le soluzioni sono sempre poi diametralmente opposte. Siamo passati a una precarizzazione a mio avviso assolutamente assurda, in cui è difficile poi credo fare i conti con processi produttivi se a un ragazzo di 20, 25, 28 anni si prospettano dei contratti di 6 mesi, difficile che lui venga fidelizzato dall'industria o dall'impresa, perché il suo obiettivo sarà cosa farò dopo aver finito questi 6 mesi.
Ecco, io chiedo come si può uscire da questa precarizzazione che io trovo assolutamente ingiusta nei confronti delle giovani generazioni, pur garantendo una flessibilità del mercato del lavoro che è necessaria per essere competitivi. Chi vuol partire? Parto sì. Io a questo punto. È una domanda da milioni di dollari. Allora, nella nostra azienda, io e mio marito, abbiamo, quando l'abbiamo fondata nell'89, abbiamo proprio, ci siamo dati in cantina veramente, era un sottoscala di Manzano e noi eravamo veramente, non dico disperati, ma quasi. Per cui vorrei darvi anche un messaggio di fiducia. Lo so che si sta facendo di tutto per distruggere questa generazione, ma non ci riusciranno. Statene certi, voi siete fortissimi e troverete il modo di venirne fuori, dovete tirare su le maniche e lavorare, studiare e dare il meglio e ne verrete fuori. Io ne sono venuta fuori tanti anni fa, erano anni diversi, però io ero una insegnante precaria, anche disoccupata, devo dire che venivo licenziata in quegli anni, si parla di 25 anni fa, venivo licenziata a giugno e riassunta a ottobre, poi venivo licenziata dalla scuola il 23 di dicembre, riassunta il 7, l'8, il 10 gennaio e non avevo sempre la prospettiva, non avevo la prospettiva sicuramente ogni anno che mi venisse rinnovato il contratto, per cui ero veramente un'insegnante precaria. Mio marito aveva appena perso il suo posto di lavoro alla Schneider e in un sottoscala di Manzano abbiamo dato luogo alla nostra aziendina. Detto questo, la nostra mission fin dall'inizio è stata quella di fare profitto, di fare begli alberghi nel mondo e di guadagnare facendo questo lavoro, ma anche di, come ho detto prima, essere etici, cioè contribuire con il nostro lavoro nel nostro piccolo alla crescita del nostro territorio, e abbiamo sempre assunto persone a tempo indeterminato. È stato bello vedere come le ragazze dopo un anno, due anni dall'assunzione potevano comprarsi prima la macchina, poi fare un piccolo mutuo, comprare la casa e magari poi pensare a sposarsi, pensare a fare figli, no? Tutti i sogni che tutti quanti noi abbiamo nel cassetto, poi cambiare appartamento, prendere uno più grande, e questo veramente ci gratificava molto anche forse più del profitto stesso che facevamo. Ci gratificava il fatto di dire con i soldi che si guadagna facciamo crescere l'azienda, facciamo crescere l'indotto, assumiamo altre persone, possiamo dare qualcosa per le attività culturali che vengono fatte sul territorio, vicino lontano, la storia in testa c'era prima che adesso si chiama Estoria, eticamente Ateglio Veneto, il visionario di Udine, proprio perché ci piaceva di fare nel nostro piccolo cultura. Oggi queste cose sono veramente difficilissime, sono impensabili. Se qualcuno mi dicesse oggi di assumere a tempo indeterminato 3-4 persone, io oggi non lo farei, perché non me lo posso veramente più permettere. È un momento in cui il mondo del lavoro sta subendo una crisi epocale, come voi sapete, la palla è passata dal campo europeo al campo asiatico e sì, le regole del gioco sono diverse. Il lavoro è, il mondo è diventato nomade e molto flessibile, e per cui anche le aziende e anche la legislazione sul lavoro, secondo me, deve adattarsi alle nuove esigenze. Per cui i contratti a tempo indeterminato che davano e che sono secondo me la forma migliore di tutela, no? La forma giusta secondo me, perché appunto danno la possibilità alle persone di vivere in un modo decoroso, oggi non si possono più fare. Il mondo è cambiato. Io oggi, ad esempio, per fare un piccolo esempio che rende molto semplice il mio discorso, oggi ho un cantiere dove devo lavorare con cartongessi, devo lavorare in modo nell'edilizia, ho bisogno di persone che sappiano
che sappiano tecnicamente lavorare in quel modo. Domani la mia azienda fa altro, farà le navi. Chi faceva l'edilizia non sa fare le navi, non sa fare gli interni delle navi. Ecco che allora avrei bisogno, come molte aziende oggi che appunto subiscono queste oscillazioni di richiesta e di domanda, di richiesta e di offerta, scusate, avrei bisogno proprio di avere una legislazione che mi permettesse di assumere con più facilità e anche di licenziare con più facilità delle persone. È un discorso difficile, sicuramente io dico qual è la malattia e poi la cura me la deve dare il medico. Ci sono tanti giuslavoristi che sanno benissimo inventare, saprebbero benissimo inventare il cocktail giusto, arrivare a tutelare i diritti dei lavoratori, dando però respiro alle imprese di poter assumere o licenziare a seconda della necessità. Questo secondo me darebbe veramente la svolta alla nostra economia. Questo è un costo anche del lavoro più basso. Grazie. Chi vuole continuare con questo ragionamento? Dunque, noi pensiamo che l'economia del bene comune, questo movimento, appunto, pensiamo che vada ricompreso anche tutto il termine del lavoro, cioè che cosa si intende come lavoro. Va visto secondo un nuovo paradigma, il lavoro come bene comune, perciò uscire da quell'ottica anche limitata del lavoro subordinato o comunque del lavoro economico come unico lavoro, ma ricomprendere anche nel concetto di lavoro tutto quello che è il lavoro sociale, il lavoro di cura e anche il lavoro sulle persone, il lavoro individuale, diciamo. Come lavoro di cura è facile intendere che cosa si intende, cioè il lavoro che molti di noi svolgono, appunto la casalinga, anziché chi fa assiste i propri parenti, chi assiste i propri bambini. Tutto questo fa parte del lavoro di cura, anche chi fa lavoro sociale di cura, naturalmente, chi fa lavoro di volontariato. Come lavoro sociale si intende quello che può essere un lavoro nel cosiddetto terzo settore, quello che noi in Italia chiamiamo terzo settore, volontariato, scarsamente retribuito nei confronti di categorie più deboli o che hanno bisogno, o lavoro culturale o lavoro sociale in genere. Lavoro individuale è il lavoro che ognuno di noi può svolgere su se stesso, con che può essere un utilizzo etico del tempo libero, che possa essere una formazione permanente, una riqualificazione permanente. In tutto questo senso si può integrare benissimo quello che diceva appunto l'intervento precedente, e potrebbe anche essere rivisto completamente tutto il sistema del lavoro, con la cooperazione fra aziende anziché con la concorrenza, con lo scambio anche, con io oggi ho bisogno di qualcuno che abbia delle particolari qualificazioni e posso rimandare quelli che sono i miei dipendenti a riqualificarsi. Tutto questo dovrebbe essere sostenuto dalla società nel suo complesso, proprio nell'ambito del bene comune, del benessere comune, del progresso della società nel suo complesso. Può sembrare molto utopistico, però i paesi come la Germania o come questi luoghi dove queste cose vengono fatte normalmente, i paesi scandinavi dove è normale la riqualificazione sul lavoro. La Germania, ricordiamoci che è così forte in questo momento, cioè ci detta le leggi, ci detta le norme su cui noi, come noi dobbiamo comportarci, proprio perché è stata in grado di integrare al suo interno milioni di lavoratori che venivano dalla riunificazione della Germania. E questo l'hanno fatto attraverso un processo di riqualificazione, un processo anche di integrazione, anche abbassando i costi sociali, l'hanno pagato molto duramente, però hanno investito sul futuro, hanno investito sulla formazione, hanno investito sugli investimenti. Noi siamo rimasti a guardare, restando seduti sulle poltrone comode e senza impegnarci in questo senso. Dovremmo anche noi avviare un processo di questo tipo. Ci vai. Riflessione chiaramente ampia e stimolante, se cerchiamo di condensare in alcune battute. In termini generali pensiamo che vada difeso il lavoro
prima dei lavoratori, il lavoro in quanto senza lavoro non ci sono lavoratori. Per cui il nostro paese comunque ha bisogno, parlando del nostro paese, ma potete estenderlo anche nell'ambito più europei, noi abbiamo bisogno di più infrastrutture per consentire al lavoro di dispiegarsi in maniera efficace ed efficiente. Ormai la competizione, la concorrenza non è solo tra imprese una con l'altra, è tra paesi, tra sistemi. Abbiamo bisogno di regole proprio per evitare che la moneta cattiva scacci quella buona. Abbiamo bisogno di non avere monopoli, perché i monopoli sono una sacca di inefficienza, di spreco e un tappo al sviluppo. Dopodiché, fate queste cose di carattere generale, potete immaginarvi subito una ricaduta positiva sui lavoratori. Seconda riflessione, precarietà dovrebbe essere superato come concetto, potremmo parlare di temporaneità di certe prestazioni, è chiaro che se c'è una sostituzione di maternità, questa ha una durata limitata. Ecco, per queste prestazioni temporanee bisognerebbe capire che insomma va pagata la temporaneità. Invece noi abbiamo dei modelli in cui le persone meno lavorano con il rischio di essere anche meno pagate. Questo struttura la temporaneità del lavoro. La temporaneità del lavoratore è una formidabile mina per poter avere una società che comincia ad avere pensieri più lunghi, basi più lunghe, fiducia e poter costruire il suo futuro. Terza riflessione, penso si debba accompagnare questa evoluzione di questo mondo che gira sempre più veloce. Una volta, diciamo 20 anni fa, 5 anni duravano 5 anni. Adesso 5 anni durano, non c'è più il concetto di 5 anni, si lavora molto a vista. Ecco, per riuscire a vivere in questo ambiente bisogna avere le antenne giuste, la vista giusta, bisogna lavorare su innovazione e ricerca. Questo non è sempre disponibile. Parlando di sistema rispetto ad un altro sistema, ecco, il sistema Italia ha molti spazi per recuperare dei gap formidabili. Non basta avere idee, genialità, cioè se non la traduci in brevetti, in cose da fare, non serve niente, insomma. Ultima riflessione, aggiungerei favorire il mettersi assieme fra persone fra imprese, perché questo consente di concorrere meglio, di non avere costi ridondanti, di razionalizzare le risorse, i costi fissi, i costi a monte. Questo in un sistema molto competitivo può essere un'utile cosa. Questo però va favorito dal punto di vista del legislatore, lavorando anche per traguardare qualcosa che pesa sul lavoratore e sul lavoro anche nella nostra regione, perché c'è un'altissima mortalità delle imprese che prescinde adesso è altissima perché il tempo gira veloce, ma faccio riferimento a una riflessione che avevamo fatto 3-4 anni fa quando abbiamo fatto la legge Bertossi in nostra regione, chi la conosce. Ecco, un'impresa su 3 non sopravvive alla morte del socio fondatore, è difficile. Quindi dei lavoratori di un'impresa su 3 ogni 25-30 anni, 20 anni non c'è poi futuro. Ecco, bisogna capitalizzare tutta questa competenza che queste persone riescono a sviluppare. Allora, queste sono, penso, delle politiche attive. Dopodiché, da parte vostra, una grande disponibilità e curiosità per poter approfittare. Soprattutto non abbiate paura di assumervi delle responsabilità e di decidere del vostro futuro. Decidete voi del vostro futuro, non fatevelo decidere dagli altri. L'importante è avere una cantina da qui partire. No, siccome abbiamo ancora un giro, credo, abbiamo parlato di delocalizzazione, di concorrenza con i paesi che sfruttano, di una necessità di porre l'uomo al centro della produzione, abbiamo parlato di profitto. Io volevo fare una domanda un po' provocatoria, che poi non è mia, mi riferisco un po' a una corrente di pensiero abbastanza
diffusa che è quella della crescita felice, no? Di tutto quello che dice la Touche su questo, a me fa pensare una cosa soltanto. Lui dice: più ci arrovelliamo a trovare modelli di sviluppo compatibili, più stiamo dando una stampella a un modello di sviluppo destinato a distruggersi. Ecco, siccome voi siete delle, diciamo, rappresentanti di aziende molto moderne, molto sensibili al cambiamento, soprattutto a una ridefinizione del rapporto interno della qualità del lavoro, chiedo: secondo voi questo modello di sviluppo è destinato davvero a frantumarsi, come dice la Touche, come una Ferrari lanciata a 300 km orari contro un muro? Perché sono più... Ma io ho avuto occasione anche spesso di incontrarmi con Pallante, che è teorico italiano della decrescita felice, della cosiddetta decrescita felice. E ho avuto spesso a che fare anche con i germanici della post-Wachstum. E bisogna comprendere bene che cosa si intende. Sicuramente il pianeta su cui viviamo tutti è limitato, ha risorse limitate, e credere che la nostra economia possa svilupparsi all'infinito è assolutamente utopico, è molto più utopico che pensare di frenare un attimo, di guardare che cosa sta succedendo e di mantenere appunto quello che può essere definito sviluppo sostenibile, anche se il termine sviluppo sostenibile è criticato tanto quanto il termine decrescita felice. Sono tutti tentativi di definire qualche cosa che non sappiamo bene in che direzione possa andare. Sicuramente come decrescita felice anche i più estremisti come la Touche o come Pallante non intendono il tornare alle caverne, non intendono rinunciare a quello che è il nostro stato di benessere, di poter avere l'acqua calda tutti i giorni o di potersi permettere le ferie o tutto quello che crea la nostra società, che ci dà anche la nostra qualità di vita. Indica però ridurre gli sprechi, perciò decrescita controllata sarebbe forse più corretto come termine. Decrescita controllata, che vorrebbe dire smettere di sprecare risorse, sprecare denari, sprecare energie e competenze in tante cose che non servono, che ci mandano veramente piano piano a sbattere contro il muro o perlomeno in una discesa senza freni, e invece cercare di cominciare ad investire, a produrre in cose che veramente hanno un futuro. Un grande esempio può essere quello dello spreco energetico, per esempio. Noi lavoriamo ancora, ci muoviamo ancora con dei modelli che sono vecchi di oltre 100 anni. Le nostre automobili, per quanto abbiano dei motori sempre più moderni, però sono anche sempre più grosse. In realtà noi utilizziamo energie non rinnovabili per muoverci, mentre potremmo essere già da molti anni in altre direzioni, perché esistono già i modelli, esistono già tutte le tecnologie, che però su queste non è stato investito per degli interessi che vanno al di là di quelli che sono gli interessi della società, il bene comune, appunto. Un grandissimo esempio sono per esempio le case, come noi abitiamo, tutti gli edifici pubblici, tutti gli edifici. Da noi in Alto Adige, già qualche anno fa, copiando dei modelli che venivano dal nord Europa di nuovo, abbiamo avviato un processo che però ha anche ancora molti limiti. Io stesso sono un consulente energetico, perciò ci sguazzo dentro in queste cose. E conosco bene tutto quello che vuol dire clima house e tutte queste cose qui. Potrei tenere un paio di conferenze solo su questo, volendo, per oggi mi limito. Pausa. Ecco, però dovremmo cercare di investire in tutto questo, e vorrebbe dire appunto sviluppare competenze, sviluppare capacità di investimenti in direzioni che siano sostenibili per il futuro e decrescere tutto quello che invece è spreco, quello che non è sostenibile nel futuro. Teniamo velocemente il giro perché siamo quasi in conclusione. Sì. Sì, una cosa volevo dire sul giro precedente in cui non ho parlato, perché secondo me non è solo l'ingresso dei giovani, ma anche una riforma Fornero che ha devastato le aziende, perché voglio dire, portare le persone fino a 70 anni o quasi al lavoro non aiuta i giovani a entrare. La signora ha un'azienda con età media di 34 anni, noi abbiamo di 46 anni, quindi vuol dire che dobbiamo tenerci le persone per altri 25 anni e non possiamo assumere giovani.
questo è un altro dei temi, come dire, è molto importanti, che qui non è stato citato. E vorrei dire anche che ci sono dei settori dove mancano i pasticceri, mancano 20.000 persone nel comparto di pasticceria, i panettieri ne mancano 18.000. Ci sono dei comparti dove i genitori non educano i figli a fare altri lavori, vogliono tutti che fanno ingegneri o economisti, siamo sempre alla differenziazione dei sapere. L'artigiano in Italia non esiste più, allora dobbiamo anche investire su questa cosa. L'ultima cosa che vorrei dire sulla decrescita femminile è, certo, dobbiamo rinunciare, ma dobbiamo rinunciare iniziando dalle aziende, no? Le benefici che abbiamo noi dirigenti, abbiamo rinunciato noi a un MBO che era molto più pesante, stiamo rinunciando a tante cose, dobbiamo iniziare dalle nostre aziende a rinunciare a qualcosa, perché sennò, voglio dire, è inutile parlare della società in termini generali. Anche noi all'interno delle nostre aziende, abituati ad avere poi è chiaro che l'acqua, l'energia fanno tutto parte, l'agricoltura biologica fanno tutto parte di nuove realtà, però la decrescita felice passa anche da abbassare un po' il livello di vita di chi aveva tanto e di darlo a quello più, perché sennò non usciamo vivi da questa situazione. Grazie. Alistair. Sì, io più che parlare di decrescita felice parlerei di crescita responsabile, insomma, perché non andare avanti? Dobbiamo tutti capire che siamo cittadini non del Friuli, non dell'Italia, benché questo sia la nostra terra, il nostro cuore, ma siamo cittadini del mondo, un mondo globale in cui io friulano ho gli stessi diritti del cittadino cinese, gli stessi diritti del cittadino africano, gli stessi diritti del cittadino americano. Siamo tutti parte di questa nostra terra che dobbiamo tutelare dal punto di vista ambientale, e dobbiamo capire tutti quanti che i diritti fondamentali del lavoro e degli esseri umani sono diritti di tutti i cittadini di qualsiasi parte del mondo. Per cui in questo momento ci sono tanti cittadini asiatici che per anni e anni sono stati alla fame e che adesso giustamente chiedono un riscatto, perché non possono riscattarsi. Noi abbiamo avuto molto, abbiamo buttato via molto, per anni abbiamo sprecato, dobbiamo cercare di ridimensionarci. Di ridimensionarci comunque cercando di perseguire i nostri sogni, che sono sogni dell'uomo, sogni di felicità, e con la consapevolezza che comunque, dal mio punto di vista, non siamo tutti uguali, ma nella diversità, cioè siamo tutti uguali per quanto riguarda i diritti fondamentali. Siamo tutti diversi nella nostra individualità, ognuno con i propri sogni, ognuno con le proprie aspirazioni, e dobbiamo cercare assolutamente, io penso, di raggiungere il nostro obiettivo di felicità anche personale. Questo però in modo responsabile, in modo equo, senza assolutamente calpestare i diritti degli altri, anzi cercando proprio di capire che noi siamo parte di una collettività che è molto preziosa per tutti e anche per noi stessi proprio. Beh, penso che decrescita felice sia un pessimo slogan per un pensiero, però che merita attenzione. E di sicuro dobbiamo ripensare a questo modello, se tutti, come diceva la signora adesso, avessero lo stile di vita di noi occidentali, occorrerebbero già adesso due mondi per buttare le scovate, non ci sarebbe abbastanza petrolio, abbastanza ferro, no? Già oggi non c'è abbastanza acqua, noi parliamo dell'acqua, ma noi ne consumiamo 300 e passa litri al giorno, a testa, e in alcuni paesi non arrivano a un litro, quindi ci sono già le guerre dell'acqua. Quindi bisogna pensare ha un modello che deve evolvere, ma anche velocemente, perché l'orologio gira sempre più veloce. Quindi bisogna darsi una regolata. Premessa è cambiare, quindi concetti importanti, redistribuzione, uguaglianza, però bisogna tirare il freno. Allora il problema è chi è il frenatore? Questo è il vero problema. Sui concetti generali penso che nessuno dica continuiamo a correre. Chi tira il freno? Beh, penso che democrazia e
governo e partecipazione siano ancora dei principi che ci possono aiutare più degli slogan. Grazie. Posso aggiungere una piccolissima cosa? Volevo dire che in quello che ho detto sicuramente un ruolo fondamentale ce l'ha la scuola, la vostra formazione, perché a scuola e soprattutto leggendo i classici del passato troverete le risposte a un futuro più equo e più giusto per l'umanità. Leggete i classici. Grazie mille, qui si conclude questa prima parte. Ringraziamo i relatori, ma ringraziamo soprattutto voi che avete assistito a questo interessante convegno, e quindi adesso rifiatiamo un attimo prima di ricominciare verso le 11, credo, no? Grazie mille, arrivederci. Ricordare che potete andare all'auditorium delle scuole medie e se avete assistito a questa conferenza potrete assistere a quella con i docenti dell'Università di Udine di Trieste sui diritti e doveri fondamentali sull'articolo 2, 49 e 54 della Costituzione. Grazie.